Buongiorno, benvenuti a Smart Italia fase 2, le lezioni per il futuro. Oggi siamo in compagnia di un nostro collega, uno dei più saggi, uno degli storici del Formez, con cui cerchiamo di fare il punto su che cosa stiamo imparando, caro Antonio, da questa emergenza Covid, dopo aver fatto fronte ad un'emergenza che durerà ancora per un po'. Antonio, buonasera. Buonasera a voi, saggio, storico, anziano. Cosa stiamo imparando da questa emergenza? Ma secondo me stiamo riscoprendo, questo vale come esseri umani, una serie di valori sociali che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, negli ultimi decenni sono stati poco praticati. Forse stiamo riappropriandoci di spazio di possibile futuro, in cui tutti stiamo toccando con mano che cosa vuol dire collettività, che cosa vuol dire singolarità, che cosa vuol dire guardare avanti. Ecco, infatti tu sei anche responsabile di un progetto. Ora, vediamo di capire dal punto di vista professionale che cosa ci possiamo portare avanti e anche quegli aspetti personali che dicevi tu. Speriamo che questa, necessità, questa voglia di ripartire con grande energia non ci faccia dimenticare, ciò che abbiamo imparato in questo periodo di attesa e di lentezza. Per quanto riguarda il tuo progetto sul lavoro, quindi che cosa ci porteremo appresso delle lezioni apprese in questo periodo? In realtà io vivo una sorta di continuità tra questo progetto che sto seguendo in questo momento per il Formez, tutto il lavoro che ho fatto in questi anni di saggezza barra anzianità, perché ho sempre posto al centro delle mie attenzioni come operatore culturale e di divulgazione le problematiche che in qualche maniera oggi noi abbiamo all'improvviso di fronte e con mano. Per anni, inascoltato, come tanti altri, mi sono occupato di crisi climatica al Formez. Circa 20 anni fa, ormai addirittura, abbiamo tentato di convincere gli altri, in parte ci siamo riusciti, in parte molto poca, che l'ambiente, lo spazio in cui abitiamo, non è una variabile infinita, una risorsa infinita da depredare. E oggi questa emergenza ci rimette, come dire, rimette in primo piano una serie di questioni che erano vere 20 anni fa, sono più vere oggi. E io spero solo che la fine di questo periodo non ci faccia dimenticare le preoccupazioni e la capacità di resilienza che forse quasi tutti noi, nel privato delle nostre famiglie o nel privato delle nostre vite, in questo periodo abbiamo recuperato. Il progetto di cui mi sto occupando in questo momento al Formez è in perfetta linea con questa modalità d'approccio alle questioni. Mi sto occupando di un argomento abbastanza scomodo. Devo dire per alcuni, molto comodo per me, mi sto occupando di provare a rimettere al centro di alcuni processi di comunicazione la cultura di popolazioni minoritarie che vivono, sono nostri concittadini, vivono nel nostro paese, sono le popolazioni romanes, i sinti, i rom, e che trovano difficoltà in qualche maniera ad essere accettati in termini di normalità. Il progetto su cui stiamo lavorando con i Formez, ma è un impegno che va avanti da diversi anni, è proprio quello di provare a rimettere al centro del dibattito i valori identitari di queste comunità, in cui far crescere loro stessi e attraverso questa crescita e questa diffusione di questi valori culturali provare a fare un passo avanti verso quello spazio in cui ci si renda conto che non si può fare a meno degli altri e che ogni diversità in qualche maniera andrebbe presa per quello che è e andrebbe valorizzata. Il focus di questo progetto è il tentativo di far conoscere ai più che non lo sanno, molti non lo sanno, nei libri di storia non ce n'è traccia, che queste popolazioni negli anni del nazifascismo hanno pagato un prezzo di sangue molto elevato, sono state sterminate oltre ad essere deportate, unitamente ad altre popolazioni. Abbiamo da poco realizzato un viaggio ad Auschwitz, il secondo viaggio che realizziamo, e allora l'idea è quella di recuperare anche attraverso momenti di sofferenza, di ricordo della sofferenza, identità, cultura e possibilità di convivenza. Questo è Quindi quello. diciamo,
il tuo progetto è di per sé una lezione che in questo periodo cade proprio in una condizione ideale, no? Perché parli di ri rispettare non solo l'ambiente, le diversità culturali attraverso una sofferenza collettiva che è quella, oltre a quello dei popoli romanes, che sicuramente, insomma, storicamente hanno pagato un tributo, quella che stiamo vivendo come mondo in questo momento per cui oggi ci troviamo a vivere, dopo forse aver dimenticato per troppo tempo quelle che erano le nostre responsabilità. Sì, è proprio così. In realtà però il progetto non è mio, è una delle linee di intervento su cui Formez da anni insiste. E come dicevo prima, in questa linea mi trovo molto in continuità rispetto alle altre cose. Occuparsi di questioni che hanno a che fare con il riscaldamento di questo mondo e con lo spazio naturale da proteggere è occuparsi di coloro che lo abitano. Occuparsi di diversità e di integrazione è esattamente in linea con questo tipo di discorso. E devo dire che il nostro istituto ha avuto sempre una porta di sensibilità su questi problemi e oggi in qualche maniera riusciamo forse a coniugarli, o tentiamo, non so con quali risultati, di coniugarli in una prospettiva che ci faccia guardare con un contributo al futuro recuperabile dalla crisi personale e collettiva che stiamo vivendo come paese, grazie a questo animaletto cattivo che in qualche maniera ci sta complicando la vita. Antonio, grazie. Come vedete, avevo fatto bene a chiamarlo saggio fin da subito perché ci ha fatto una piccola lezione e di questo ti ringraziamo. L'augurio è di continuare a fare un buon lavoro su questo e su altri progetti. Grazie. Arrivederci. Buon lavoro a tutti noi. Grazie. Buon futuro.